Lo spettacolo di vita offerto dalla natura a Cartigliano, dove da qualche giorno i cittadini che alzano lo sguardo possono ammirare quattro piccoli esemplari selvatici di cicogna bianca da poco venuti al mondo. Sentiti pigolii per la prima volta pochi giorni fa, dopo la schiusura delle uova, i quattro uccelli neonati dal caratteristico bianco e folto piumaggio sono visibili dal piano stradale a debita distanza, adagiati nel loro nido edificato su un traliccio dell'illuminazione pubblica. A monitorare la situazione sono i volontari di associazioni ambientaliste di tutela degli animali come l'IPU e l'AV di Bassano del Grappa, che hanno ottenuto la collaborazione dei tecnici dell'Enel già nel corso della primavera per mettere in sicurezza il nido ed evitare quindi pericoli a mamma cicogna e ai suoi piccoli nascituri. Più di qualche curioso, mantenendo la distanza richiesta per non turbare la crescita dei quattro affamati pennuti, si è avvicinato per ritrarre il nido e i suoi inquilini con macchina fotografica o smartphone, immortalando il passaggio di qualche insetto vermicello da un becco all'altro. Si tratta della seconda nidiata di cicogne che nascono sul palo dell'illuminazione di Cartigliano dopo il periodo primaverile dedicato alla riproduzione, una location in prossimità della riva del fiume Brenta, scelta dal volatile come bizzarra culla a una decina di metri dal suolo, insomma una sorta di alternativa moderna ai più tradizionali alberi ad alto fusto, tetti o comignoli, dove più spesso si possono notare grossi nidi tipici del diametro anche di un metro dei grandi uccelli di questa specie.